Benvenuti in questa intervista doppia. Siete pronti? Allora iniziamo. Presentatevi e diteci qualcosa di voi. Ciao a tutti, sono Mattia, sono originario della parrocchia di Carbonara di Adria. In questo momento, da un anno e mezzo, faccio servizio nell'unità pastorale di Castelmassa. Sono in seminario da 6 anni e continuo anche il mio cammino con il gruppo degli amici della GP2. Ciao, sono Don Nicola Renesto, sono originario della parrocchia di Lama Polesine, dedicata a San Giuseppe. Lama Polesine si trova tra Rovigo e Adria, un piccolo paese. Ho 33 anni e sono stato ordinato sacerdote il 6 giugno 2015 insieme ai miei compagni che si chiamano Don Fabio Padova, Don Nicola Brancaglion e Don Enrico Schibuola. Attualmente sono cappellano, vicario parrocchiale della unità pastorale di Castelmassa e vivo con 4 sacerdoti in canonica. Come si vive la dimensione spirituale negli anni di seminario e come questo ritmo di preghiera e meditazione ti aiuta a vivere le tue giornate? La vita spirituale del seminario dà un po' il ritmo alle nostre giornate. Ci sono 2 momenti, la mattina e la sera, in cui ci ritroviamo per la preghiera, la sera in particolare con la celebrazione dell'Eucaristia insieme, qui al secondo piano del seminario. Altri momenti che scandiscono un po' le nostre giornate sono ad esempio l'adorazione eucaristica del giovedì. Ecco, questo è un momento che mi piace molto e mi sento veramente a tu per tu con il Signore e lì porto le mie intenzioni di preghiera e anche le preoccupazioni del momento. Una volta al mese ci ritroviamo anche insieme per la Lectio, per sostare sulla parola di Dio. E il lunedì sera in particolare, e nel mese di maggio tutte le sere, ci ritroviamo anche per pregare insieme il Rosario. Questo sostiene un po' le nostre giornate e anche ci dà la carica giusta per iniziare bene ogni giorno. Sì, per vita spirituale appunto intendo l'importanza appunto di quello che ho ricevuto dal Signore, dal seminario, dai preti amici, da laici anche, che per me sono stati molto importanti. Quello che mi porto in questo tempo anche di restrizioni sanitarie, in cui anche la nostra attività pastorale è ridotta, è la regola di vita. Gli educatori in seminario, quando io ero in seminario, sottolineavano l'importanza di una regola. Che cos'è una regola di vita? Essenzialmente essere ordinati nella vita, avere momenti di preghiera, momenti di fraternità, momenti appunto di gioia nel spendersi verso la parrocchia, verso il popolo santo di Dio. E la regola di vita per me è molto importante: partire con salutare il Signore, con la preghiera, fermarsi, ecco, attraverso questo compito che mi è stato affidato attraverso la liturgia delle ore, la preghiera del breviario, dove viene scandita la giornata e come è il primo ufficio, no? Il primo compito del sacerdote, il primo mio compito è appunto intercedere presso il Signore per il popolo che mi è stato affidato e in particolar modo i ragazzi e i giovani, perché un cappellano la principale attività è dedicata a queste esperienze giovanili. Quali sono le persone con cui condividi i momenti della tua vita spirituale e con quali persone entri in contatto in questa dimensione della vita?
le prime persone con cui condividiamo la nostra vita spirituale sono i compagni e i formatori del seminario con cui ci ritroviamo ogni giorno. Ecco, insieme sosteniamo a vicenda la nostra preghiera e ci aiutiamo anche nella fedeltà a questo impegno. Un altro appuntamento che abbiamo il giovedì qui a Rovigo nella chiesa di San Leopoldo è con le suore elisabettine con cui condividiamo la messa e l'adorazione eucaristica. Fino all'anno scorso anche il Manen Obiscum era un momento in cui il seminario apriva le porte per condividere la preghiera con gli amici di questo quartiere. Altri momenti che ci fanno entrare in contatto con altre persone durante la vita spirituale sono il servizio pastorale, il fine settimana, in cui possiamo vivere insieme momenti di preghiera anche con molte persone e molti gruppi che incontriamo. Mi piace come nella Bibbia la vita spirituale abbia a che fare anche con il ritirarsi e il luogo particolare della montagna. Questo nella mia storia è stato un po' una caratteristica particolare e ho condiviso con tanti ragazzi, ecco, il momento delle passeggiate in montagna e questo è stato un motivo anche per condividere insieme alcuni aspetti della vita in generale e anche della vita spirituale di ciascuno. Sì, ecco, prima di dire ecco in quali sono i modi, certamente le persone ci accorgono del sacerdote in quanto sacerdote, non quanto è capace di fare qualche cosa, ecco, arrivando in maniera concreta la spiritualità di un sacerdote, la mia spiritualità passa principalmente attraverso i sacramenti della Chiesa, attraverso l'Eucaristia, dove lì, ecco, attraverso questi santi segni l'uomo incontra la verità, incontra il Signore Gesù, e anche l'omelia è veramente una parte importante perché i cristiani possono essere raggiunti dallo Spirito Santo, ecco, da questo cuore di Dio che si commuove davanti ai suoi figli. Poi certo la confessione, il sacramento della penitenza, oltre a incontrare la misericordia del Signore, ecco, c'è questa possibilità di incontrare anche un dialogo con il sacerdote che può dopo essere approfondito attraverso un dialogo, un colloquio spirituale. Capita delle volte in cui le persone sentono questo bisogno di un dialogo con il sacerdote, ecco, però riconoscendo sempre che il buon pastore è il Signore Gesù.